Ci stiamo rivolgendo a chi viene dopo la formazione, quindi diciamo, cerchiamo di farci conoscere, far conoscere quali sono le nostre professionalità, i nostri settori dove abbiamo delle competenze avanzate, proprio perché pensiamo che possiamo essere di aiuto a un mondo imprenditoriale che in un mondo che vive in un contesto competitivo in forte cambiamento, quindi l'idea della formazione è una formazione che dia ai giovani gli strumenti per poter cogliere questi cambiamenti, anticiparli per alcuni aspetti e quindi a contribuire le imprese a rimanere competitive. Non a caso la platea a cui vi siete rivolti oggi è quella delle associazioni di categoria. Sì, certo. Ci abbiamo provato varie volte in passato, ci continueremo a farlo perché deve essere un processo continuo, cioè deve essere un dialogo che non si può interrompere, incontrarsi una volta ogni 4-5 anni. Quindi, però sono i nostri referenti per quanto riguarda il processo di post-formazione. Quindi, e contiamo su una collaborazione che c'è stata anche in modo con singole componenti di queste associazioni. Vorremmo che il confronto sia con tutto il sistema imprenditoriale e delle imprese del nostro territorio. Avete illustrato tante possibilità di collaborazione, su molte situazioni state anche investendo fattivamente in maniera consistente. Abbiamo voluto dare un messaggio che noi siamo i primi a credere in questo tipo di collaborazione. È un fondo che è stato costituito dal professor Stocchi, che era il rettore che mi ha preceduto, nel quale appunto abbiamo messo 250.000 euro per cofinanziare un certo numero di assegni di ricerca, che è una forma più avanzata di collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Quindi sono giovani che già hanno fatto un processo, che addirittura ha completato il dottorato, quindi sono studenti per la maggior parte con il dottorato di ricerca, quindi hanno completato appunto il processo di formazione.